Allora, ieri abbiamo dato la definizione di misura di Lebesgue e abbiamo verificato che è superadditiva sui compatti disgiunti e subadditiva sugli aperti. In ogni caso erano numero finito, erano due compatti disgiunti e due. Ovviamente se lo faccio per due vale per un numero finito, questo è facile. Adesso vogliamo invece vedere che da quelle due proprietà che abbiamo dimostrato ieri segue la numerabile additività, almeno in un caso semplice. Qual è il caso semplice? Noi supponiamo che E con N sia una successione di insiemi misurabili secondo le Lebesgue Borelliane. Devo chiamarlo E con H, perché noi abbiamo E con H, che sono questi insiemi di Rn, la N l'avevamo riservata per la dimensione. Poi supponiamo che E con I intersecato E con J sia uguale al vuoto, si viene diverso da C. Supponiamo che E, dato dall'unione per H che va da 1 all'infinito e I con H, supponiamo che sia limitato. Oh, questa è l'unica ipotesi tecnica che può essere rimossa. Se non è limitato io devo ragionare, devo fare l'intersezione con la sfera di Bicone. Però diciamo è un'ipotesi tecnica per non perdere tempo in dettagli che non significano molto. Allora, queste sono le ipotesi. Qual è la tesi? La tesi è che E è Lebesgue misurabile. Allora, se ci fate caso, per dimostrare questa tesi, non c'ho la dimostrazione qua sopra, quindi magari riesco a farla entrare tutta, diciamo, nella lavagna davanti. Cosa devo dimostrare? Devo dimostrare che diciamo sia epsilon maggiore di 0, devo dimostrare che esiste K compatto A aperto tale che K è contenuto in E, è contenuto in A, poi la misura di A meno K è uguale, lo scrivo meglio qua sotto perché non so se acchiappa tutto. La misura di A meno K è uguale alla misura di A meno la misura di K. Questo sia minore di epsilon. Ok, quest'ultima uguaglianza è facile da dimostrare, non è grave. Perché? Perché qua operiamo su quegli insiemi di prima, quelli che abbiamo già visto che erano misurabili. Allora qua il fatto che la misura sia finitamente, almeno finitamente additiva, si può vedere facilmente. Ma in realtà a me interessa anche questo, poi quello viene di conseguenza anche dopo, quindi non è importante.
Se dimostro questo, io dimostro, cosa dimostro? Dimostro che quelle due classi numeriche, cioè diciamo la classe numerica delle misure degli aperti contenenti, la classe numerica delle misure dei compatti contenuti, sono contigue. Perché se vedete, diciamo, se vi ricordate, erano separate. Se dimostro questo, sono anche contigue. Se sono contigue, vuol dire che l'estremo superiore delle misure dei compatti contenuti è uguale all'estremo inferiore delle misure degli aperti contenenti, e quindi l'insieme è misurabile. Ok? Quindi questo posso anche cancellare, in realtà devo dimostrare questo. Quindi, meglio, anche se è vero e si può dimostrare indipendentemente, meglio tolto, perché io devo dimostrare questo. È chiaro? Ok. Allora, prendiamo E con A. Ok? Per ogni E con H epsilon è già fissato. Allora, per ogni H appartenente a N esiste KH compatto con H, scusate, A con H aperto, tali che K è contenuto in E con H, è contenuto in A con H, non solo, ma la misura n dimensionale di A con H meno la misura n dimensionale di kh è minore di epsilon fratto 2 all'h. Questo più 1 è scelto perché così viene pure epsilon e non 2 epsilon. Ok? E questo non lo sappiamo, perché per ipotesi e con h è misurabile. Se è misurabile, fisso epsilon su 2 all'h più 1, ci sarà un aperto contenente e un compatto contenuto, tali che la misura dell'aperto contenente meno la misura del compatto contenuto sia piccola quando vi pare, per esempio minore di questo. Ok? Ok. Adesso andiamo a considerare K. Allora, andiamo a considerare K ni, scusate, chiamiamolo K come lo vogliamo chiamare. Andiamo a considerare l'unione per H che va da 1 fino a un certo ni di K con A. Questo chiamiamolo C con I. Perché devo fare questo? Perché se faccio l'unione di tutti quanti, mi viene che l'insieme non è necessariamente compatto. Perché? Che io, se ricordate, i compatti sono chiusi e l'unione di un numero finito di chiusi è chiusa, ma se faccio un'unione di una successione di chiusi, chiaro è tutto chiuso. Invece per gli aperti posso prendere A, uguale l'unione per N per H, scusate che va da 1 all'infinito, vedi la conata.
Allora. Allora, ricordatevi che abbiamo supposto che fosse che sia limitato. Ok? Se era limitato, sicuramente esiste un R maggiore di 0, tale che E è contenuto nella sfera di tensione di raggio R aperta. Quando non ci scrivo, se non ci scrivo, metto la barra sopra la sfera aperta. Quindi, gli H posso supporre, senza ledere la generalità, posso supporre che A con H, ma non devo supporre in realtà niente. Ok. Allora, che cosa so io sulla misura di C con I? La misura n-dimensionale di C con I, questo è un numero finito di compatti. È maggiore o uguale, da un lato è sempre più piccola di una costante della misura n-dimensionale di P0R. Questo vedete non dipende da me. Ma questa qui, per la superadditività sui compatti, è maggiore o uguale della somma per H che va da 1 a N della misura n dimensionale di K con H. Che cosa ho dimostrato? Questo mi dice che la somma per H che va da 1 a infinito della misura n dimensionale di K con H, questa serie è convergente. Le somme parziali sono tutte, anzi potrei pure dimostrare che è una di questa, però non ne faccio niente, quello che mi interessa è che sia convergente. Le somme parziali sono limitate da ogni n. Quindi questa qua è una serie monotona di termini di segno non negativo, quindi le somme parziali sono limitate da questa costante, la somma della serie è più piccola di quella costante. Va bene? Ma questo mi dice anche che la serie per H che va da 1 all'infinito della misura n dimensionale degli A con H, pure questa è finita. Perché ricordatevi che questa è minore della somma per H che va da 1 a infinito della misura n dimensionale di K con H più la somma per n che va da 1 a infinito per H che va da 1 a infinito di epsilon fra H2 e lambda più, e questa qua fa epsilon mezzo, questa inizia con epsilon quarti, epsilon quarti più epsilon ottavi, la somma fa epsilon mezzo. Ci siamo fino a qui. Quindi primo punto, io ho stabilito che
La. Questa serie converge. Ok? Ok? Allora. Secondo punto. Forse mi come... Vabbè, uscirà due etti, perché ho previsto un 2, ma non ho previsto l'altro. Quindi, cosa posso dire? Se questa serie converge, il suo resto oniesimo tende a zero. Quindi io posso dire che la somma per h che va da n più 1 a infinito della misura di a con h, quando n tende a infinito, tende a zero, no? Se convergente il suo resto oniesimo, questo è il resto oniesimo. Tra l'altro tende a 0 più perché somma di tutte quantità positive. Quindi posso dire che esiste un n con 0 tale che la somma per h che va da n con 0 più 1 a più infinito delle misure degli a con h è minore di epsilon. Tende a 0, da un certo punto in poi sarà meno di epsilon. Epsilon è sempre lo stesso di prima. Adesso cancello questo pezzo perché mi è... qua era solo per la finitezza delle due segne, quindi si può ricordare anche se si cancella. Adesso vado a considerare A uguale l'unione per h che va da 1 a infinito degli a con h. E vado a considerare k uguale l'unione per h che va da 1 fino a quel n con 0 là di k con h. K sarebbe C con N con 0. Quello lo chiamo. Ok? Ok. Allora, questo è compatto. E questo è aperto. Ok? Allora, chi è? Ovviamente A contiene E e contiene K. Questo è banale, perché K con H è il contenuto di A con H, quindi E uguale all'unione di A con H è il contenuto di A. Questo è aperto perché l'unione di aperti sembra aperto. D'altro canto contiene K, perché questo addirittura è contenuto nell'unione degli e con h quando arrivo fino a n con 0. Quindi a maggior ragione non è il mio. Bene. Adesso andiamo a vedere chi è a meno k. No, mi serve quella, che la misura della differenza sia uguale alla differenza delle misure, mi servirà anche per... Chi è a meno k? A meno k è l'unione per h che va da 1 a infinito degli a con h meno l'unione per h che va da 1 a k0
dei ad Aluna di con 0 e K. Ok? Posso dire che questa è contenuta nell'unione per H che va da 1 a N con 0 di A con H meno KH unito l'unione per H che va da N con 0 più A più infinito degli A. Allora, guardate, questi sono due aperti. Aperto meno compatto, aperto meno chiuso, vuol dire aperto intensificato, con modalità di un chiuso, questo è un aperto. Unione di aperti, in questo caso è finito, però è aperto. Questa è un'unione di altri aperti. Ok? Ecco, adesso mi serve da un lato che questo sia uguale alla misura di A meno la misura di K. E questo, ripeto, qua non ci perdo tempo, però si può dimostrare facilmente usando i due interfacci, perché se vi ricordate A è K della misura abitata, abbiamo fatto con i due interfacci. Dall'altro posso scrivere che questo è minore uguale, adesso qua ho una unione di aperti, ok? Allora io voglio scrivere che la misura di quest'unione è minore uguale della somma delle misure. Se era un'unione finita era facile. Siccome c'è anche questo pezzo che è un'unione infinita, mi serve un altro lemma che ho dimenticato di fare, lo faccio dopo, cioè che la misura è subadditiva anche quando faccio un'unione di una successione di aperti. Però supponiamo per adesso di averlo dimostrato. Quindi, quando io vado a fare la misura di quest'unione, che devo fare? Come la posso maggiorare? La posso maggiorare con la somma della serie delle misure. Allora, prima c'è questa somma finita, quindi qua c'ho somma per H che va da 1 a N con 0. Anche qui posso scrivere la misura di A con H meno la misura di K con H, perché la misura della differenza è uguale alla differenza delle misure essendo aperto meno compatto, più la somma per H che va da N con 0 più 1 A più infinito della misura degli agonali. Ma adesso, se vi ricordate, la prima, questa differenza qua era minore di epsilon su 2 alla h più 1, sta scritto da qualche parte, ecco, sta scritto là. Quindi abbiamo la somma per h che va da 1 a n con 0 di epsilon su 2 alla h più 1 tutto quanto più questa serie, questo resto mi zeroesimo, ma il resto mi zeroesimo lo avevamo scelto in maniera tale che fosse minore di epsilon. Ora, la prima somma è una somma parziale di questa serie, la serie somma a epsilon, quindi questo viene minore o uguale di epsilon, questo è un altro epsilon, in totale viene 2 epsilon. Perdonate che devo scrivere H più 2, così veniva epsilon, esatto. No. Qua devo metterci H più 2, così qua devo mettere epsilon, metti, però si capisce. La dimostrazione funziona. Funziona però modulo due cose, ripeto. Una è che quando un aperto di misura finita
vabbè, anche se la misura, questi qua sono limitati, tutto limitato, eh? Quindi sì, sono misura finita. Quando ho aperto misura finita in compatto, la misura della differenza con la differenza del misura. E vabbè, qui l'abbiamo detto che se volete lo fate per esercizio, è un esercizio abbastanza semplice. E poi c'è un altro punto. Il punto è che qua, soprattutto su quest'unione qua, devo scrivere che la misura dell'unione è meno uguale alla somma della serie di 2. E qua mi serve la subadditività, però su una successione. Io l'avevo dimostrato soltanto su due elementi. E vabbè, questo qua lo dimostriamo adesso, ok? Quindi, però, modulo questo lemma che avrei fatto meglio dimostrare prima, ovviamente, essendo un lemma. Però voglio ritornare, rifare un piccolo, una piccola ricapitolazione, un piccolo riepilogo. Ora, io cosa ho fatto? Ho preso degli insiemi a due disgiunti, ok? E misurabili secondo le regole. Ho scritto borelliani, vabbè, misurabili secondo le regole. E allora ho detto faccio l'unione. Suppongo che l'unione sia limitata. Voglio vedere che quest'unione è misurabile secondo me. Non solo, in realtà il ragionamento che abbiamo fatto dimostra anche che la misura dell'unione è esattamente uguale alla somma della serie delle misure. E adesso vediamo perché. L'ultima cosa che sto facendo in questo rigo qua. Però, quindi mi dimostra che la misura effettivamente è numerabilmente additiva. Allora, come ho ragionato? Ho detto per ogni H la misurabilità mi dice che io posso trovare un compatto contenuto, un aperto contenente, tali che K con H, il contenuto di con H e il contenuto di A con H, la misura della differenza o la differenza di misura è la stessa cosa. Sia minore di epsilon fratto 2 a più 1 scelto. Allora, come aperto contenente l'unione andrò a considerare l'unione di tutti. Come compatto contenuto già vi ho preannunciato che avrei dovuto considerare un'unione di un numero finito. Però ho detto, innanzitutto, siccome l'insieme era limitato, potevo supporre che tutto stava dentro una bella palla di raggio R, tutti gli insiemi, e quindi tutte le unioni stavano dentro quella palla di raggio R. In particolare, i K con H, essendo due e due disgiunti, mi davano una la misura di C con I, che era uguale alla somma parziale della serie delle misure di K con H, era sempre maggiorata alla stessa costante, perché stava sempre dentro la stessa palla. E questo mi diceva che la somma della serie di queste misure è convergente. Ma se converge quella, converge anche l'altra, perché l'altra ci assomiglia molto, si può maggiorare si poteva maggiorare con quella più epsilon su 2h, la serie di epsilon su 2h più, ok? Non solo, ma quando vado a prendere, siccome questo è convergente, il suo resto da un certo punto in poi deve essere meno di epsilon, per esempio da N0 in poi, da N0 più in poi. A questo punto io come insieme incluso mi vado a prendere il compatto che mi viene dato esattamente dall'unione del K con H fino a N con 0 e faccio la differenza. Questo è A e questo è K. Quando vado a fare la differenza
è banale dimostrare che questa differenza è contenuta nell'unione delle differenze, che fino a n con 0 è l'unione di questi meno questi. E poi rimane solo questi. No, da n con 0 più in poi rimane solo questi. Ma quando vado a fare la serie delle misure, mi viene quindi la misura di questo, che è la differenza delle misure, è meno uguale alla serie delle misure, perché? Perché il lemma che devo ancora dimostrare, perché questi sono tutti aperti. La prima serie è una somma parziale di una serie che somma epsilon, quindi è meno uguale di epsilon. Il secondo pezzo è quel resto ogni zeroesimo che abbiamo detto che è meno di epsilon, e quindi tutto è meno di epsilon. Che era quello che dovevo esattamente dimostrare. Ora, però, cosa posso anche dire? Ovviamente, ricordatevi che la misura di E con H è compresa tra la misura di K con H, che è più grande di che? Di 1, della misura di E con H, meno epsilon su 2 alla h più 1. O no? Perché? Perché questa era meno uguale della misura di a con h. Ma la misura di questo meno la misura di questo era minore di questa differenza qua. Ma la misura di questo è più grande della misura di questo. Quindi se a questo ci tolgo la stessa quantità, da qua a qua, questo meno questo era minore di epsilon su 2 all'h più 1. Quindi se a questo tolgo, che è già più piccolo di questo, tolgo epsilon su 2 all'h più 1, sicuramente scendo sotto. Okay. Per lo stesso motivo, questa qua è meno uguale della misura di E con h, più epsilon su 2 alla h. E questo lo so. Allora, scusate, la misura, questo è ovvio, perché questo è la stessa quantità di noi. Però quello che non è ovvio è che questo è più grande di questo. Quello che non è ovvio è che questo è più grande di questo. Sì, ok, ok. Adesso andiamo a guardare la misura di A quanto fa. La misura di A è minore o uguale della somma per h che va da 1 a infinito della misura di E con h più la somma per h che va da 1 a infinito di epsilon fratto alla h. E questo, se vi ricordate, faceva la somma per h da 1 a infinito della misura di E con h più epsilon. Ok? D'altro canto, la misura di K, se vi ricordate, la differenza delle misure era minore di 2 epsilon, che significa che la misura di K è maggiore o uguale della misura di A meno 2 epsilon, quindi della somma per h che va da 1 a infinito della misura di E con h meno epsilon. Di conseguenza, io cosa ho stabilito? Una volta che ho già stabilito che era misurabile,
ma la misura di E è più piccola della misura di A, che è più piccola della somma per H che va da 1 all'infinito delle misure degli con H più epsilon, ed è maggiore o uguale della somma per H che va da 1 all'infinito delle misure degli con H meno epsilon. Come epsilon è l'arbitrario, la dimostrazione è finita. Allora, lo rivedo quest'ultimo pezzo. Bene. Una volta stabilite queste disuguaglianze, cioè che questa misura degli A con H è minore di questa, che la misura di K con H è maggiore di questa, questa non mi serve neanche. La misura di A, sempre per la numerabile subadditività degli aperti, sugli aperti, è minore o uguale della somma della serie di questi numeri. Ma la somma della serie di questi numeri è la somma delle misure di A con H più la somma di quello che avanza. La somma di quello che avanza fa epsilon, quindi qua c'è la somma delle misure di A con H più epsilon da sopra. Però da sotto io sapevo che la differenza tra A e K come misura non superava 2 epsilon. Quindi se non arrivo, chiamate L la somma della serie di quelle misure, se non arrivo a L più epsilon da sopra, quando ci vado a togliere 2 epsilon, sicuramente ottengo qualcosa di maggiore di L meno epsilon. Ma la misura di E sicuramente per definizione sta in mezzo tra questa e l'altra. E allora la misura di E è più grande di questo ed è più piccola di questo. In realtà no, qua ho sbagliato. Qua ho sbagliato perché e la disuguaglianza è vera, ho sbagliato nella dimostrazione, perché io sulla misura di A ho una disuguaglianza da là. Però cosa posso dire? Che la misura di E di K è maggiore o uguale della somma per H che va da 1 a n con 0 della misura degli con H che è maggiore o uguale della somma degli H che va da 1 a infinito della misura degli con H meno epsilon. Perché? La somma, questo qua è più grande della somma per H che va da n con 0 più 1 a più infinito della misura. Quindi questo qua non è più facile. Lo ripeto, visto che ho sbagliato. Mi sono corretto. Allora, la misura di K è più grande
di questo. Perché più grande di questo? Perché quelli erano disgiunti e la misura sui compatti è super additiva se scusate, qua ci devo mettere K con A, quindi ci sta un passaggio in più, meno epsilon su 2 alla H più 1, quindi è uguale, che è maggiore o uguale, qua ci sta nicon 0, qua ci sta somma dell'H quadrata 1 di nicon 0 della misura di E con H, meno epsilon, che è maggiore o uguale della misura della somma per A che va da 1 a infinito della misura di E con H meno 2. Allora, ripetiamo quest'ultimo passaggio. Questa misura è super additiva sui compatti. Questi sono compatti. L'unione di questi fa questo. Allora, la misura di questi è maggiore o uguale di questi. Ok? Poi, la misura di questi, avevamo visto che era maggiore o uguale della misura di questi meno y su 2 alla più. Allora, i primi li sommo, i secondi li sommo, non arrivano a epsilon, quindi posso dire ci metto meno epsilon e ci metto maggiore o uguale qua, questo è corretto, perché meno uguale di epsilon con meno diventa maggiore o uguale di epsilon. Poi devo aggiungere il resto, ma il resto pure lui, siccome è più piccolo di questo, perché gli A con H contengono i K con H, e A con H contengono di E con H, contengono di K con H, quindi sicuramente la misura di A con H è più grande di A con H. Anche questo non arriva a epsilon. Quindi, aggiungendo il resto e togliendo epsilon, diminuisce. E quindi, adesso ho ottenuto quello che volevo. Da sotto ho 2 epsilon. Cioè, alla fine cosa ho dimostrato? Che la misura di E, se questa quantità la chiamiamo L è compresa tra L più epsilon ed L meno 2 epsilon, però epsilon è sempre arbitrario, quindi la dimostrazione è lo stesso. Mi sono impicciato un punto perché a un certo punto ho preso la disuguaglianza sbagliata. Se ci avete domande su dei punti posso ricordare. Ok. Quindi in realtà io non ho solo dimostrato che E è misurabile, ma ho dimostrato anche che la misura sulle unioni successioni disgiunte insieme misurabili è numerabilmente additiva. Almeno questo l'ho fatto. Fin tanto che E l'unione sono sicuro che è limitata. Però se l'unione non fosse limitata, io cosa farei? Rifarei questo discorso, cosa prendo tutti gli insiemi E con H eccetera, l'intersego con B0R e rifaccio il discorso su ogni pezzo, quindi ottengo che ogni E con H intersecato B0R, l'unione di quelli fa E intersecato B0R, E intersecato B0R è limitato per ogni R, e per definizione questo significa che E è misurabile. E poi devo fare due conti in più per vedere che la misura dell'unione è uguale alla somma della serie di misure. Ok? Insomma, funziona, però c'è rimasto ancora da dimostrare quel lemma che la misura è subadditiva sulle unioni di successione di aperto. Ok? Quindi, perché quello là effettivamente l'abbiamo sfruttato e non l'abbiamo dimostrato. Il resto è facile, l'altro che non abbiamo dimostrato è facile dimostrare. Questo qua è un attimo più delicato e quindi lo dimostriamo. Vediamo se. Va bene, facciamo 5 minuti di pausa. Stacchiamo.
Scusate un attimo.